Santone, Santone, perché ti sei fatto la testa di limone? Porta limone non ce l'hai, vero? Ma quanta capa per piacere ancora, guarda. Sì, sì. Bentornati sul canale del Tenente. Oggi solo per voi la recensione di un e-liquid fatto da un recensore della recensione della recensione. Quindi, spaventoso by il Santone in collaborazione con Enjoy Sbarbo. Andiamo subito a vederci cosa dice il produttore di questi e-liquid. Oggi vi faccio vedere lo spaventoso Santone, perché fai liquidi nuovi, hai rotti coglioni, marchettaro venduto. Ragazzi, torta al limone, torta con crema di limone, ok? Volevate la frutta, ve l'ho messa nei tabacchi e ve l'ho messa nello spaventoso. Adesso non mi rompete ancora il cazzo questa frutta. La boccetta, ragazzi, mix and vape, quindi prendete 10 ml, gli tirate dentro, agitate, svappate. Allora, il limone è limone naturale, quindi ogni tanto, non sempre, c'è caso che ad alcune temperature stratifichi leggermente, germoglia, fuori la piantina, leggermente, quindi agitatelo, ragazzi, tutto qua. Il limone è limone naturale. Ci è voluto un anno anche per questo, sappiatelo, è dalla scorsa estate che ci lavoriamo. Non c'è una prevalenza di limone, meringue, crema. È rotondo. È ben bilanciato. Quindi... Soprattutto il limone non è un chimicone. Esatto. Sa di limone. Sa di limone. Pronto, ragazzi, che è una torta alla crema di limone rotonda, quindi si sente la torta, la crema e il limone. La crema viene fuori bilanciati. Un po' dopo. Senti, per dire, anche il dolce non srasta mai, non è mai troppo. Io lo butto già nei tag prefatti per vedere quanto dura, non sporca un cazzo. Cioè, senti più il limone. Sì, sì, arriva prima. Dopo è chiaro, dipende dal sistema dove lo mettete, però sui rigenerabili è rotonda tutto. Buono. Grazie, a me piacciono per forza. Voto? 10. 8. Cosa vi devo dire? Compratevelo e ditemi se vi fa cagare o no, per me è buono, basta. Vi ringrazio, ci vediamo alla prossima. Esatto. Che lo svappo sia ciao. Che lo svappo. Ciao Matteo, perdonami se sono entrato un attimo nel tuo piccolo studio, ma non mi fidavo assolutamente di tutte le cose che ho trovato scritte su internet, quindi sono andato proprio alla fonte, giusto per non sbagliare, parafrasando un po' quello che hai detto tu. Lo spaventoso trattasi di una torta con crema di limone, un limone naturale dal gusto rotondo, ma è troppo dolce. In effetti, diciamo che, anzi, lo diciamo dopo. Due parole in generale sulla grafica, signori, secondo me, cioè, sono dei mostri. Chi lavora a queste cose qua, veramente, ha le idee chiare. Giallo, viola, nero, la fogliolina verde che spezza, il logo sotto, la composizione glicerina vegetale EP, glicole propilenico EP aromi. Per una miglior resa del prodotto si consiglia miscelarlo con 10 ml di base neutra, il lotto, la scadenza. Allora, qua c'è il produttore che è Swiss K Flavor, la distribuzione è effettuata da Vaporart SRL, quando il concept, comunque l'ideazione,
del Santone dello Svapo in collaborazione con Enjoy Svapo. Quindi qua, signori, ci hanno lavorato tanta gente, insomma, ci sta lavorando tanta gente dietro. Allora, andiamo subito a stappare il nostro Chubby e a fare una veloce prova olfattiva. Ah, buonissimo. Cioè, l'odore è della torta al limone che ho mangiato prima. Allora, penetrantissime le prime sensazioni di limone, l'agrume proprio sarà l'olfatto decisamente con prepotenza. Si sente lo zuccherino perché si sente qualcosa che ricorda la panna al latte. Lo zuccherino è tipo un caramello, lo zucchero caramellato. E arrivano immediatamente anche tutte le note derivanti, riconducibili alla pasta frolla. Quindi proprio si avverte quella sensazione, quell'odore che c'è davanti al forno prima della sfornata della pasta frolla, quindi in pasticceria. L'olfatto è veramente molto gradevole. La colorazione, purtroppo, il Chubby è oscurato, ve la faccio vedere dal tank, è abbastanza franca. Eccola qua, con dei toni gialli molto molto attenuati. Comunque risulta abbastanza pulita la cromaticità. Benissimo, andiamo a questo punto a fare due svapate di prova e quattro chiacchiere insieme. Allora, signore, come device sto usando la mia Geek Vape Aegis Mini. Come atomizzatore ho installato un Siren 2 rigenerato proprio per lo spaventoso con un Cantal A1 Twisted 28 gauge per 3 e come cottone ho usato il Native Wix. Vi mando adesso in sovraimpressione una piccola immagine della rigenerazione che ho effettuato per andare a svappare lo spaventoso del Santone. Coil 0.47, ve la faccio vedere pure sulla Aegis Mini, quindi quello che diceva il piccolo tablettino col master, viene riportato pari pari sulla Aegis Mini. Benissimo, due letture identiche, a me mi piacciono molto. 25 watt per 3.41 volts. Signori, è veramente, veramente buono. Cioè, tutti i sapori, tutta la rosa aromatica che ho avuto l'esperienza di provare mangiando una vera torta al limone, e poi nemmeno fatta male, cioè stiamo parlando di una torta al limone con i controfiocchi, le sto replicando inalando questi liquid. Ora, perché non sono voluto andare in giro tipo a farmi un'idea su Flavoritto, su il sito dell'Enjoy Svapo, eccetera? Proprio per non inquinare troppo le mie sensorialità riguardo a questi liquid. Volevo provarlo proprio a digiuno di esperienze anche di lettura. Non vi nascondo però che ne ho sentito molto parlare, quindi l'orecchio un po' ci ha avuto la sua parte. Andando avanti, scendendo un po' nel dettaglio, alle prime inalate si avverte immediatamente il limone, anche perché è la voce un po' più padrona in questo teatro aromatico. Istantaneamente entra il dolce della crema, completamente avvolto dalla sensazione di pasta frolla, quindi quella pasta più consistente che fa parte della torta al limone. È vero, non è mai dolce, quindi non è stucchevole, si può svappare tranquillamente tutta la giornata. Signori, del resto la torta al limone è stata fatta anche con questo principio culinario, di andare a smorzare l'eccessiva zuccherinità di un dolce con un sapore aspro di un agrume. Matteo, ne ho sentite tante su questi liquid, sembra un sapone per lavare i piatti, il limone non si sente, buttatelo via, ne ho comprati due, buttati via subito, non sono riusciti a svappare, insomma, ne ho sentite di ogni.
ognuno certamente è libero di dire, di esprimere i propri giudizi. Di mio, vi dico che l'e-liquid è molto buono. Non sono un amante dei liquidi del santone dello svapo, ma questo mi è piaciuto molto. Quindi, signori, la concorrenza è tanta. Il Charlie's Chuck Dust, il Mr. Meringue, il Summer Flavor Delizia al Limone, la Dreamots fa il Lemon Cake, la Flavor Art fa il Mr. Pie. Food Fajuice fa il Pound It, Genius la torta al limone, la King Liquid fa la smorfia numero 30, lo stesso un tortino al limone, molto buono, l'ho assaggiato. L'Original fa il More Pies, il Poet il torta al limone, il Super Flavor il Crazy Night, la TNT Vape fa la torta al limone, la Tob fa il Lemon Pie. Quindi, signori, vediamo che la scelta su questo tipo di liquid, voglio dire, ce n'è tanta. Mettersi in gioco, iniziando, voglio dire, da un concept già trito e ritrito e riproporlo cercando di dare un bilanciamento migliore possibile, di replicare i sapori, anche se uno, quello più importante, viene preso da un elemento naturale, quindi non replicato chimicamente. Voglio dire, è una bella scommessa e qui la scommessa è stata vinta, secondo me, perché l'e-liquid vale veramente la pena almeno di essere assaggiato. Poi, signore, se non vi piace il limone, cioè di che stiamo a parlare? Prendetevi la K47, la MK Ultra, che cazzo ne so io, prendetevi quello che vi pare. Quindi, io con l'ultima svappata vi vado a salutare. Vi ricordo che il tenente è presente anche su Facebook, alla pagina Vape System by il tenente, saluti tutto il gruppo. Se il video vi è piaciuto, signori, mi raccomando, mettete un like, perché no? Iscrivetevi anche al canale, se così fosse, azionate la campanella, vi avviserà ogni volta che esce un nuovo video. Signore, a me non rimane, come di consueto, di augurarvi buon vento, marinai!